questa manifestazione che ci ha visto essere presenti per la prima volta da Imola con una manifestazione nel 2004. È stata la manifestazione che ha fatto conoscere Diffusione Sport. Con questa iniziativa noi ci siamo presentati alla città. Abbiamo avuto la possibilità di incontrare il circolo di Rifone, c'è stata la disponibilità dell'amministrazione comunale sia da subito all'inizio di questa avventura con la prima edizione, e quindi adesso siamo arrivati alla sesta, che è già un numero abbastanza importante. Io davo subito la parola a Davina, che conoscete, Nico Davina, che rappresenta il comune in questo momento perché l'assessore è impegnato, però è sempre stato vicino a noi in tutte le iniziative, quindi ha salutato con piacere sia durante la presentazione che abbiamo fatto a novembre, di tutta l'attività, e anche quando ci siamo sentiti credo che sarà presente in occasione della manifestazione. Quindi sei a portare il suo saluto, a aggiungere qualcosa, visto che comunque l'iniziativa l'hai anche tu vissuta. Sì, beh, indubbiamente, innanzitutto un grazie a Pasquale De Simone per questa iniziativa, un'iniziativa l'ennesima che va ad arricchire il già fitto panorama delle manifestazioni sportive presenti nel nostro comune, e soprattutto promozionali come questa. Tra l'altro una manifestazione particolare, con un forte connubio tra la promozione dello sport e la valorizzazione di alcuni angoli veramente stupendi della nostra città, qual è quello appunto del Prato della Rocca. Tra l'altro la manifestazione si sposa molto bene, Elio è un buon testimone, e è la cornice ideale per chi si vuole avvicinare, perché ha tutti gli elementi per potersi avvicinare con garbo e con gradevolezza. Quindi un'iniziativa importante, come dicevo, soprattutto promozionale per la pratica dello sport in generale, ma in particolare del golf, e qui appunto devo fare un complimento al Golf Club di Rifone, a Elio Merti, che è il presidente in questo momento, perché questa associazione sportiva negli ultimi anni veramente ha compiuto passi da gigante, si è sforzata in maniera importante per far sì che il golf fosse più alla portata di tutti anche nella nostra città, senza tralasciare, e anzi io lo metterei quasi come il primo punto cardine, l'attività che svolge per i disabili. Quindi un'iniziativa importante per la promozione di uno sport importante, che come ho già detto anche nella cartellina stampa preparata da Pasquale, è una disciplina importante a 360 gradi, perché è una disciplina che aiuta il relax, aiuta a vivere in maniera migliore i nostri tempi, che già sono un pochino affannati e spesso anche un po' stressati. Il connubio con la disabilità è ancora meglio, e la possibilità che tutti possano praticare il golf a dei costi, a delle cifre assolutamente alla portata di tutti, credo sia veramente molto importante. E il fatto che si valorizzi un angolo importante come quello che è la Rocca Sforzesca per Imola, insomma, di più non si può, no? Qualcuno, visto che Pasquale è napoletano, potrebbe dire di più, non so, avrebbe detto probabilmente Totò. Scusate. Elio, se vuoi aggiungere tu come presidente del circolo. Ma io, oltre che a ringraziarti personalmente e a nome del circolo per questa attività che, come dicevi tu prima, è già arrivata al sesto anno, vi ricordo la prima edizione di cui io mi sono scoperto oggi dalla cartellina uno dei vincitori della manifestazione, dell'aspetto sportivo della manifestazione. Nel passato del tempo la manifestazione è cresciuta moltissimo, e devo dire che questo tipo di manifestazione è stato un veicolo molto importante per la crescita anche del Grifone come circo di Pasquino. All'inizio degli anni 2000, quando ci siamo incontrati per la prima volta con Pasquale, a Imola eravamo a Grifone, eravamo 17 soci, eravamo in una situazione
che è giudicato dalla scuola è terremotati, è tutto dire, perché è da Napoli, no? Per cui ora siamo alla soglia dei 200 soci, siamo 198 con le due ragazze che sono segnate, si sono iscritte ieri sera, per cui diciamo che dei passi avanti li abbiamo fatti. E ribadisco, il Golf alla Rock è stato una manifestazione promozionale in questo senso, che ci ha effettivamente contribuito alla nostra crescita. Come dicevi tu, Davina, una manifestazione a cui è coinvolto anche la città di Imola, che mette a disposizione appunto un'area decisamente bella della nostra città. Il nome Rock si sposa con il cognome di uno dei giocatori più importanti del nostro golf in Italia, per cui non poteva che essere una manifestazione di successo, come poi Pasquale e Santa Tana. Io, per quanto riguarda il discorso dei disabili, hai già detto quasi tutto tu da lì, ma io ho visto che quest'anno ritorna a Imola Eddie Scambini, che io saluto da qui oggi, perché molto probabilmente il 16 non so se sarò presente, per il fatto che mi devo operare venerdì prossimo. L'avrei rivisto volentieri, perché è stato il golfista disabile che ha inaugurato il nostro campo nel 2007. È un ragazzo molto positivo, disponibilissimo e con una grinta che coinvolge veramente tutti, per cui penso che sia una partecipazione molto importante per la manifestazione in sé. Non so se...